Un saluto a Bremati 1983 del P. Finale d'Europa League, seconda stagione sono all'Anzi. Dai. Ho già vinto il campionato in un turno d'anticipo e poi farò vedere. Poi dopo farò vedere anche la nostra formazione. E poi dopo andremo a terza stagione. Aia, c'è un minuto di recupero. Stiamo vincendo una partita pazzesca. Dopo quarto gol con Eto'o mi sto solo difendendo. Hanno anche preso un palo loro. Anche nel primo tempo l'abbiamo preso un palo. Aia, sull'ultima azione. Però lo sta prendendo tempo comunque. Farsi giocattine qui. Eppure, attenzione. Sì. Oh, fischi, sì, è arrivato il secondo trofeo della stagione. È l'Europa League. E andiamo. È già una coppa importante. Dopo il campionato arriva anche un'altra coppa. Splendida. Mi dispiace, Cream. Ci sta. Sì. E andiamo. Che ragazzi, è una grandissima vittoria. Sì. Ovviamente avevo detto che volevo portare a casa Gareth Bale. Purtroppo non ce l'ho fatta per motivi economici. Però ci ho portato a casa un bulldozer. Che oggi ho fatto una bella partita. E adesso lo scoprirete dopo. Nella formazione. In cambio della segnatura. Vabbè, ve lo dico subito. Ho preso Hulk. L'anno scorso capo cannoniere e anche quest'anno capo cannoniere, mi sembra. Poi andiamo a controllare. Eccola qui la Supercoppa, l'Europa Lega perfetta. L'Europa Lega, il prossimo anno abbiamo la Supercoppa. Grandissimo Z. Niente, questa qui è la formazione con cui ho finito la partita. William purtroppo ha giocato malino, però guardate come tutti in difesa mi sono messo. Però i nuovi acquisti ve lo dico subito, sono Hulk di questa stagione, sono Hulk, Armero e Arribas e anche Shenikov. Ok? Quattro acquisti importantissimi. Bene. Ah beh, ho fatto vedere anche le pagelle del Real Madrid. Scusate, dopo cioè, tutti gli highlights. Loro hanno attaccato da tutta l'inizio quasi alla fine, però purtroppo non hanno giocato mai tutti, anche Ronaldo. Ok, le azioni, poi andiamo a vedere la loro formazione e la classifica in campionato. Azioni pochissime, purtroppo non mi fa vedere il mio palo. Tutte le azioni più importanti, però sono arrivate nel secondo tempo. Vedete? Al 55esimo, guardate qui. Per palla, Ozil. No, Hummels, la recupera Eto'o. Guarda, nel supera il portiere, poi guarda il portiere cosa fa. Esce, poi torna indietro, lascia la palla spalancata, detto non sbaglio. 1-0. E questo che gol la vittoria. Poi qui Gabolov sul tiro di Ronaldo. Perché qui Ronaldo aveva visto il portiere fuori porta un po'. Fatto il destro, bravo Gabolov. Arsenal 5esimo loro. E infatti guarda che parata. Guarda Duricic nel 7. Che parata. E poi Ronaldo alla fine. Guardate che sfortuna. Che fortuna mia, che sfortuna loro. Guardate Ronaldo. Parata. E palo. E poi dopo si fa per palla. No, qui viene qui per palla. Ci siamo salvati al pelo. Ma meritato. Siamo diventati la vittoria. Ci siamo difesa fino alla fine. E abbiamo vinto l'Europa League. Perché poi ragazzi, quest'anno volevo vincere tutto. Cercate di vincere tutto. Finito. Vediamo Real Madrid da dove viene. Viene la vittoria sul Chelsea, che poi ha battuto la Lazio, che ha battuto il Porto. C'è la Lazio, Fiorentina, il Napoli, tre italiane, pazzesco. Non Europa League però, eh. Ok? Passiamo invece alla parte dei vincitori. Addirittura il Milan è uscito da Saint-Étienne. Siamo partiti battendo il Bayern Leverkusen. Poi siamo stati a battere l'Inter, che ha battuto lo Sporting Lisbona. Poi abbiamo battuto l'Arsenal, che ha battuto prima Saint-Étienne e poi l'Atletico Bilbao. Ok, bene, ci faccio vedere tutto. Quest'anno ragazzi, se vincevo il campionato e la Coppa e l'Europa League, almeno mi avrebbero dato, spero che la prossima stagione mi diano almeno 50 milioni. Con 50 milioni, no, con almeno 40 e 45. Con quelli lì arriverei a Bale. L'anno scorso me ne dietro 30, 35. E sono riuscito a prendermi la penna Hulk, vabbè, ho fatto anche uno scambio con lo Zenit. Adesso faccio vedere la classifica. Questa qui è la classifica. Ho vinto con un turno d'anticipo. Purtroppo, ecco, Hulk, l'ultima partita Hulk lotterà per essere capo cannoniera. La simulerò. Però intanto ho vinto uomo assist. Dovrebbe aver vinto. E poi no, ho acquistato anche Armero, cioè un grande giocatore. È arrivato perché praticamente Carcela Gonzalez gli ha chiesto di essere ceduto. Allora io, pur di non cederlo gratis, ho voluto fare uno scambio col Napoli. Costava un'identica uguale. Però Carcela Gonzalez era più forte di due valori.
81 contro 79, però costava un uguale, poi lo scambio con Napoli, hanno accettato, zero soldi sullo scambio, ci sta. Qui la classifica, primi. E ora c'è l'ultima. Allora, formazione, poi l'ultima partita e poi ci diamo la terza stagione. Ovviamente non so se rimarrò ancora da Danzi, però spero di sì perché c'è Supercoppa. Formazione. Tre pali Gabulov, che è cresciuto un casino, ragazzi. Inizio stagione aveva 80, 79, 80, adesso già 83, guardate qua. Poi Arribas, arrivato dallo Osasuna, in cambio di Gazibekov. Everton, anche lui è cresciuto tantissimo. Shenikov. Poi centrocampo. Ecco, ecco un altro acquisto, scusami, l'ho dimenticato. Sam, dal Bayer Leverkusen. Sidney Sam, 80, fortissimo. Molto bravo, mi ha fatto vincere una partita importantissima contro lo Zenit. Poi Duricic. Anche lui è cresciuto, aveva 79, 78, 78, 82 in due stagioni. Poi Wanyama. Pablo Armero. Anche lui è appena arrivato a 79. E invece già 80, grande Armero. Poi Olga. Perfetto, 87, grandissimo. Il cambio di Arsenal Traoré. Eto. E poi William. Ragazzi, William nella prima stagione ha 81. In due stagioni ha già 86. Ditemi se voi se non è un campione. Poi panchina, Bright, non ce l'ha già, De Ceglie, Picchione, che Picchione fine stagione si ritira. Poi Cornilenco, che al mercato di gennaio l'avevo quasi mandato, l'ultima che aveva un'ora o due, avevo trovato l'accordo con il Rubin, fa uno scambio Cornilenco Rondon, più 4 milioni a loro, purtroppo era tutto accettato, purtroppo è andata alla fine perché era finito il tempo. Però prossimo anno chissà. Poi Zirkov. Tagliabue e João Carlos. Ovviamente Cornilenco è in partenza, anche Tagliabue. Poi riserve Logashov, Gusenov, Shatov, Pomazan, Agalarov, Dagirbekov, Lassana Derra, che quella ha giocato molte partite, sembra che sia banchina però. Serdarov, Muhammad, Kurbanov, Mirzaev e Zenetov, che mi ha parato un rigore nella prima di Coppa. In Coppa sono uscito al secondo turno contro Rubin, purtroppo ho perso la partita, brutta, 2-1 alla fine, sfortunato. Poi Burmistov. Vi voglio dire che io ho 4 portieri, Gabulov, Pomazan, Zenetov e poi ho dato in prestito un altro portiere che adesso vi dirò chi è perché non mi ricordo chi sia. Comunque, okay, questi sono Arribas, Sam, Armero e Shenikov. Allora, andiamo a vedere subito i trasferimenti. E sono allenatore del Sudafrica. Qua. Allora, noi questi sono, vabbè. Amedov è andato allo Schalke, 6 milioni. Jusilei è andato allo KQR, 6 milioni. Ecco, Zioef è andato in prestito. Cioè, è già 62, prima era 61, mi sembra, 60. E poi è arrivato Hulk. Non ho 35 milioni, ho fatto scambio a 6 milioni a loro più in cambio di assinatore. Ok ragazzi, ultima partita. Finalmente abbiamo vinto un campionato, perfetto quest'anno. L'anno scorso ho vinto solo la Coppa, quest'anno mi sono parlato a casa quella cosa che non avevo vinto. L'anno scorso io ho vinto la Coppa mentre lo Zenit ha vinto il campionato. Quest'anno io ho vinto la Coppa e lo Zenit ha vinto il campionato. Io ho vinto il campionato e lo Zenit ha vinto la Coppa. Perfetto, ultima partita e poi ci salutiamo. Ci vediamo per la terza stagione. Se segna Hulk capocannoniere, se no vabbè, ci può stare lo stesso. Siamo ancora imbattuti, mi sembra, dopo poi andiamo a vedere. Rimaniamo imbattuti oggi, no, ecco, subito 1-0, subito 1-0, perfetto. Niente, prima sconfitta stagionale, proprio arriva all'ultima partita. Ma sono stato che ho giocato una gran stagione, ci può stare una sconfitta. Ha espulso anche Everton. 2-0. Peccato perché è arrivata una brutta prima sconfitta stagionale, ma ci sta. Ci sta. 15 milioni abbiamo preso. Allora, però, il capocannoniere va Hulk. Il capocannoniere va Hulk, vabbè, no, 18 gol. Anche se però nella classifica sarebbe secondo. Nella classifica è secondo, però lo danno a Hulk il premio. E ci sta. Ma va bene. Allora, miglior portiere a Kinfayev, capocannoniere Hulk. Migliore squadra della mia squadra c'è Hulk, c'è solo Hulk nella mia squadra. Bene, miglior giocatore è
The Shooter. Ah, però vedi. Ah, no. Allora, aspetta. Ah, vedi, però The Shooter, che è stato il primo, è arrivato primo, è il mio giocatore. Hanno fatto più gol assieme a Hulk. Bene, salutiamo. Un saluto a Roberto Matri, 1070 Delpi. E andiamo adesso solo sconfitto noi, poi ci salutiamo. Ci vediamo per la prossima stagione, ragazzi, mi raccomando. Seguiteci. No, ma che è detto? Vabbè, sono nel Sudafrica, buono. Allora, ce l'ho fatta, scusate. E poi, ovviamente, cioè stavo dicendo, guarda, vediamo, andiamo. Una sconfitta. 72 gol fatti, 25 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta. Migliore, no, miglior difesa, c'è scappa di Mosca, miglior difesa. Che sfortunaccia. Vabbè, noi siamo miglior attacco, differenza di più 3. E niente, salutiamo. Grazie. Un saluto da Altri, 1980 Delpi. Campione d'Europa League, campione di Russia. Ciao.